Allora, buongiorno a tutti. Presentiamo i nuovi acquisti del Crotone Calcio sulla campagna acquisti di gennaio. Ma il mercato non è così semplice. Noi puntiamo sempre sui giovani, questa è la nostra campagna, su ragazzi che hanno la voglia di mettersi in mostra, lo stiamo facendo da parecchi anni. Quando abbiamo cercato di fare squadre con grossi nomi o con grossi nomi, alla fine abbiamo anche fallito. Non dimentichiamo che avevamo fatto una squadra nel 2002, se non mi sbaglio, che doveva sicuramente essere protagonista nel campionato di Serie B e siamo retrocessi a gennaio. Puntato su giovani. Anche meno giovani, diciamo, però su ragazzi che hanno la possibilità di mettersi in morsa e darci una mano in questo campionato. Tra l'altro ho sentito anche qualche scaramuccio per quanto riguarda prendiamo l'attaccante, non prendiamo l'attaccante, abbiamo bisogno di Cacia, non Cacia. Gli attaccanti li abbiamo. Primo è Pettinari come attaccante. Che si è Noi puntiamo riproposto sì. molto sui ragazzi che abbiamo, da Diop a Pettinari, a Ishak come punta centrale e poi ci sono le altre punte. Io non capisco come mai si prende con una persona e si becca sempre la stessa persona quando magari c'è un reparto d'attacco. Noi abbiamo un gioco che sicuramente il centravanti, in questo caso io penso che Ha altre Pettinari finalità. altre finalità, però ha fatto già 6 gol, quindi penso che deve continuare così perché poi nell'ambito di tutta la squadra, di tutta la rosa, abbiamo parecchie scelte e dal Siena alle ultime partite penso che a Cesena meritavamo sicuramente qualcosa in più. Quando sono uscito fuori dal campo di Cesena, Presidente mi ha detto complimenti, tu c'hai la squadra di Serie A, perché noi abbiamo fatto un ottimo calcio, ahimè c'è stato un piccolo errore in difesa, abbiamo subito il gol. Poi se non si fa arriveranno i gol prima o poi. Abbiamo tutte le possibilità per recuperare, dobbiamo dare fiducia a tutti i ragazzi perché è un patrimonio della nostra città. Noi, io e mio fratello facciamo sacrifici per mantenere la squadra in questa categoria. Non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di prendere un attaccante grosso nome, ma prima per un fatto economico, secondo anche per un fatto che poi alla fine sicuramente ci daranno di più i ragazzi che abbiamo qui. Noi abbiamo terzo attacco del campionato, siamo arrivati anche secondo attacco del campionato. Sicuramente per quel calcio che stiamo esprimendo daremo anche soddisfazione ai tifosi. Però dico ai tifosi di stare un po' più calmi perché noi abbiamo un patrimonio che non dobbiamo deturpare. Ho sentito Pettinari che spontaneamente ha fatto anche un'intervista e quindi una dichiarazione di scusa per il gesto fatto, ma io già l'avevo scusato prima perché può anche capitare. Durante una partita il nervosismo può andare alle stelle, io sono per i miei ragazzi, sicuramente i tifosi devono fare il loro ruolo, che deve essere, sono due ruoli distinti e Sì, è separati. tutto giusto. Spero che ci daranno una mano affinché noi faremo di tutto per dargli le grosse soddisfazioni. Ho deciso di venire qua anche grazie a Mister che mi ha voluto da un anno qua e poi penso che noi siamo giovani, vogliamo dimostrare il nostro valore, quindi abbiamo possibilità di arrivare in una squadra che ha già fatto un ottimo girone di andata bene, quindi noi, il nostro ruolo, dobbiamo venire qua per cercare di dare un mano in più, per fare meglio come quello che abbiamo fatto il girone di andata. Però a parte questo, niente, penso che dobbiamo seguire il mister, cercare di fare meglio, tanto abbiamo trovato un ottimo gruppo. Non chiede tanto, chiede solo ascoltare il mister per cercare di dare un grossimo mano per il girone di ritorno. Penso che abbiamo fatto una grande partita,
per me, penso questo, perché però ho mancato il risultato, sai che quando uno si fa una bella partita che non c'è il risultato non conta, quindi dobbiamo, forse meritavamo ancora di dare in più con quello, il primo partita, il secondo abbiamo dato tanto, però non abbiamo portato via quello che volevamo, quindi vuol dire che dobbiamo mettere ancora in più per cercare di fare meglio. Sono entrato bene, diciamo, anche per che non era facile la partita così, però l'approccio è stato positivo, spero di continuare così e di fare sempre meglio. Diciamo che cioè, io sono proprio trequartista, però vabbè, faccio anche l'esterno d'attacco, quindi però di solito ho giocato sempre trequartista, questo è il secondo anno che gioco esterno d'attacco. Quando sono arrivato mi è stato chiesto di saper fare sia la fase difensiva che la fase offensiva. Sicuramente ci devo mettere del mio, cioè, venendo da una categoria minore, cioè, il lavoro dovrà essere doppio per conquistare anche la fiducia sia dei compagni che dell'allenatore. Credo che il gioco è basato molto sugli esterni, che devono sia attaccare che difendere molto, è sempre un avanti indietro, però sì, sono venuto qua anche io quando ho il posto di far bene e mi metto a disposizione della squadra. Sicuro penso che di essere qua è bene per me, per continuare a crescere con la mia progressione, che qua è molto, un gruppo molto giovane che ha fatto bene, allora per me sono contento di essere qua.